Sapigno, una vittoria sabato scorso abbastanza sonante della sua squadra, un 8-1 a Paola che diciamo non ammette repliche. Oggi poteva essere l'occasione per fare un'altra goleada, però così non è stato. Solo 3-0 contro un Bernarda che si è difeso, avete sprecato forse un po' troppo. Diciamo così, sabato scorso abbiamo fatto una partita, un bel secondo tempo e abbiamo riuscito a concretizzare le occasioni. E oggi abbiamo avuto pure le occasioni e non siamo riusciti a sfruttare al meglio. Però l'importante è sempre la vittoria e una cosa buona che non abbiamo preso il gol. Questo è interessante, non prende per aiutare un po', che noi siamo un po' messo, la nostra difesa aveva preso un po' troppo il gol. E meno male che oggi è successo questo, però questa occasione dobbiamo avere pazienza, pure noi sappiamo che sbagliamo tanto i gol, i ragazzi poi dicono no, dobbiamo fare i gol, però questo conviene al naturale, non serve noi cominciare a martellare e dire no, dobbiamo fare, che è peggio. Piano piano speriamo di fare quando c'è bisogno. Due curiosità. La prima riguarda il portiere, un tempo per parte tra Sicilia e Zegato. La seconda riguarda voi, mister, che oggi vi siete messo un po' da parte per quanto riguarda, diciamo, il gioco, non vi siete schierati, diciamo. Ah, la prima è perché i ragazzi stanno allenando molto bene, loro due stanno allenando, e questo è buono, avevo un po' di difficoltà. E come ho detto, magari per meritare il lavoro durante la settimana di loro, fare metà tempo uno e metà tempo l'altro. E, diciamo, io ho avuto un piccolo problema durante la settimana, non sono allenato. Non era giusto io andare in campo se non mi avevo allenato. Io dico, chi sta meglio, chi sta bene deve andare in campo, non importa chi sia. Speriamo che la prossima partita ci sia tutti bene e io devo avere la scelta di lasciare qualcuno fuori. Adesso apre il mercato a dicembre, c'è già qualcosa che la società sta facendo. Mister Sapigno, cosa chiede? No, noi ancora per il mercato manca 15 giorni, no? 10 giorni ora. La società già si è mossa, aspettiamo solo quando abbia per noi schierare questi giocatori che abbiamo. Non chiedo più niente, già hanno fatto il massimo, chiedo solo di loro avere ora la pazienza di lasciare noi lavorare e andare avanti, di continuare con questo gruppo che i ragazzi si impegnano molto, sono ragazzi molto bravi e speriamo di ricompensare la fiducia della società. Grazie mille.